La notizia, pur se citata, annunciata dai media, è sicuramente passata in sordina. Domani in Italia arriverà la BlackRock per le proprie valutazioni sulla cosiddetta affidabilità del paese. Oggi, fra l'altro, si legge sull'Huffington Post, che è una pubblicazione diretta da Lucia Annunziata, componente dell'Aspen Institute. In passato, BlackRock si è distinta per operazioni non proprio gentili nei confronti dell'Italia. Sono stati loro a cedere il 28 gennaio scorso, con un tempismo perfetto, il misterioso pacchetto del 2,3% di Saipem, poche ore prima che il titolo crollasse del 34%. Sono stati ancora loro a far crollare il titolo di UniCredit con una comunicazione mirata durante l'aumento di capitale a inizio 2012. E sono ancora loro che adesso si stanno precipitando in Italia per decidere le ultime mosse prima del risultato elettorale. Nessuno però di coloro che hanno diffuso la notizia si sono, come dire, prodigati nella definizione di due particolari non proprio marginali. Il primo: BlackRock è azionista di un certo rilievo di due colossi di rating, Moody's e Standard & Poor's. E sappiamo bene che potere hanno le agenzie di rating nel decidere la tenuta o l'affondamento di interi sistemi paese. Secondo, i media non ci dicono che BlackRock, già acquirente della banca Barclays, è membro anche del Council on Foreign Relations, CFR, quello statunitense. Ovvero quella struttura presso la quale durante un'intervista Mario Monti si è reso subito disponibile a candidarsi, mentre sino a poche ore prima in Italia era del tutto contrario all'ipotesi. Ma al CFR, a questo Council on Foreign Relations, appartiene anche l'uomo chiave della BlackRock, ovvero Lawrence Fink. Fra i direttori di BlackRock figura anche un insospettabile personaggio kuwaitiano, Abdlatif Yousef Al-Hamad. Onnipresente nei luoghi del potere, direttore generale del Fondo Arabo per lo Sviluppo Economico e Sociale, membro della Commissione sul Governo Mondiale. Non sapevate che esisteva? Andatevela a cercare, curiosissima. Nonché questo Abdlatif Yousef Al-Hamad, anche membro del Gruppo dei 30, fondato su iniziativa della Rockefeller Foundation, di cui faceva parte, appunto, del Gruppo dei 30, anche il nostro defunto Tommaso Padoa-Schioppa, come per dire i gruppi dell'elite, dei cerchi che continuano a blindare il potere. Lo so, potrà sembrarvi strano, urticante. Ma se tutti questi nomi e questi gruppi vi suonano come complottisti, non è mica colpa mia se la schizofrenia del potere ha raggiunto dei livelli che sono inimmaginabili. Ma torniamo a parlare di Italia e della visitina di BlackRock, appunto, a poche ore dalla scadenza elettorale. Come già avvenuto in Grecia, è dall'estero che tentano di pilotare la situazione, minacciando sfracelli per l'ingovernabilità che si verrebbe a creare qualora non ci fosse un'unità di governo, Bersani Monti, che garantisca chi comanda sul serio. Ovvero? Ce lo dice sempre l'Huffington Post, dove si legge che la stampa internazionale, insieme ai colossi bancari, sarebbero in allarme per l'esito delle urne e a corredo dell'articolo addirittura si trovano anche slide a sostegno di questa teoria, tratte da Credit Suisse, Mediobanca, Morgan Stanley. Per la serie, se lo dicono loro. Ma non basta. La Reuters riporta in un articolo intitolato Roma brucerà ancora, qualunque sia il risultato elettorale, le preoccupazioni e la disperazione di banchieri, diplomatici e industriali a Roma e a Milano. In molti non si danno pace di come gli elettori italiani stiano reindirizzando le loro preferenze verso nuovi arrivati anti-establishment. Dunque, un po' come è accaduto in Grecia. Al momento delle elezioni i burattinai tirano i fili per orientare l'elettorato, sia mai che qualche mucca scappi dal macello. Anche oggi una piccola chicca. Avrete forse letto che Monti apprezzerebbe la Bonino al Quirinale, quindi come Presidente della Repubblica.
Certo, giusto per far capire chi comanda, la Bonino è membro dello European Council on Foreign Relations, il CFR europeo, una costola di quello statunitense. Collabora con l'Aspen Institute, che controlla il servizio dei media e l'informazione, e partecipa alle riunioni del Bilderberg. Insomma, con lei alla presidenza siamo in una botte di ferro. Sì, ma piena di esplosivo.